Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi, nuovo video con i consigli per la 18ª giornata al Fantacalcio. Se anche tu hai un dubbio su chi schierare, guarda questo video fino in fondo e avrai tutti i miei consigli. In più lascia un commento qui sotto se vuoi proprio un consiglio specifico sulla tua formazione e io ti risponderò. E sarò anche in live domani, quindi giovedì, dalle 14:30, per cui non perdertela. Ovviamente, se ami il fantacalcio, iscriviti a questo canale, sia perché mi fa piacere, sia perché così non ti perderai nessuno dei miei prossimi contenuti. E qui di video sul fanta ne escono tanti. Lascia anche un bel like, scaccia sfiga a questo video, perché è dimostrato che porta fortuna al tuo fantacalcio. Oppure potrebbe anche succedere che se tu non lasciassi un like o peggio un dislike, so che siamo lontani da Halloween, ma potresti trovare il passero nel tuo letto. Occhio, occhio, t'ho avvisato. Come sempre io ti indicherò due selezioni di giocatori, una prima dove ti darò 6 giocatori per ogni ruolo più 3 portieri, una seconda meno scontata dove te ne darò 5 per ogni ruolo con un solo portiere e poi una scommessa per ogni ruolo. Andiamo subito a bomba con la prima selezione. Oggi devo dire che non è facile selezionare i portieri, perché ho come la sensazione che a parte 2 o 3 gli altri rischino tutti fortemente di prendere dei gran gol. Quindi potrebbe essere una giornata in cui avere il portiere che ti porta a casa un clean sheet faccia la differenza. Occhio ragazzi, occhio. Il portiere maggiormente schierabile oggi secondo me è Handanovic contro la Salernitana, è contro il peggiore attacco del campionato ed ha un'ottima difesa, quindi Handanovic oggi da schierare assolutamente, ragazzi. Milinkovic Savic contro il Verona, è vero, a contro Simeone che ogni tanto fa un botto di gol, e anche Barak, uno dei centrocampisti che stanno performando di più, però Milinkovic Savic potrebbe portarsi a casa, se non i clean sheet, almeno soltanto un meno uno. Io ci credo molto nel portiere del Toro oggi. Poi ti indicherò un nome che ero quasi tentato di metterlo nelle scommesse, Stracoscia della Lazio, ragazzi. È impegnato contro il Genoa, Genoa che ha sempre dei problemi in attacco, però ritrova a destro e chissà che destro non possa fare male alla Lazio. Ad ogni modo Stracoscia sembra aver vinto il ballottaggio con Reina e secondo me ha una gran voglia di riprendersi la sua porta che di fatto ha condiviso con Reina, anzi o meglio ha lasciato a Reina nelle ultime 2 stagioni, per cui vedremo cosa potrà combinare il portierone laziale. Passiamo alla difesa, secondo me il difensore più schierabile oggi è Dumfries contro la Salernitana. Sì, è vero, anche Handanovic è dell'Inter, però Dumfries, ragazzi, secondo me va veramente messo. Ok che con la Salernitana potresti quasi fare un all-in dei giocatori interisti, sia per i problemi proprio della squadra campana, sia per il fatto che l'Inter è in piena corsa a scudetto. Ad ogni modo Dumfries oggi potrebbe portarci proprio a casa dei gran bonus, sia perché vuole confermare la sua titolarità, sia perché gioca di fatto a centrocampo, quindi da mettere assolutamente oggi Dumfries. Zappacosta contro la Roma, ragazzi. Zappacosta che giocherà a centrocampo, sia in ballottaggio con Atebor adesso che è tornato in forma, però secondo me sarà lui il titolare e diciamo che potrebbe portarci a casa un bonus, un più uno. Ricordiamoci che questa partita potrebbe anche essere più chiusa di quello che ci aspettiamo, però Zappacosta io proverei a metterlo. Lazzari contro il Genoa, ragazzi, è in ballottaggio con Marusic. Nell'ultima partita titolare Marusic, però Lazzari anche da subentrante potrebbe fare veramente molto bene, anche perché vuole prendersi un posto da titolare, è un giocatore molto offensivo e ha contro una difesa con dei gran problemi, per cui Lazzari secondo me si può schierare oggi, così come è assolutamente da schierare Cuadrado contro il Bologna, perché giocherà a centrocampo, probabilmente in difesa la Juve sugli esterni metterà De Sciglio e Pellegrini, quindi Cuadrado verrà messo a centrocampo da Allegri. E quando gioca a centrocampo Cuadrado, ragazzi, oltre ad essere un fuori ruolo, è un uomo da bonus, da mettere. Molina contro il Cagliari, secondo me è il secondo migliore difensore da schierare oggi. Molina col Cagliari potrebbe far veramente bene, ricordiamolo che anche lui gioca fuori ruolo a centrocampo e potrebbe mettere diversi palloni per De Olofeo e Beto, quindi avendo contro una difesa messa maluccio potrebbe portarsi a casa un bel assist, un più uno. Poi ultimo difensore
vincitore di questa selezione, e per te forse sarà un po' una sorpresa, Stojanovic dell'Empoli impegnato contro lo Spezia. Lo Spezia dietro a dei problemi, non che l'Empoli stia facendo delle nuotate nell'oro in difesa, però Stojanovic si potrebbe schierare. Dal suo lato dovrebbe giocare Reza e secondo me Stojanovic potrebbe contenerlo e forse mettere dei palloni per le punte, Pinamonti, Cutrone, chissà chi. Comunque Stojanovic oggi secondo me si può schierare. Passiamo al centrocampo, qui ti voglio indicare Felipe Anderson contro il Genoa. Secondo me il centrocampista più schierabile oggi, perché di fatto è un attaccante esterno, poi ha anche il fatto che gioca con di fianco uno che è in corsa per la lotta al titolo di capocannoniere. Quindi se lui non segna, Felipe Anderson, quando contro una difesa scarsa, può portarti a casa un assist. Per cui Felipe Anderson veramente è il centrocampista più schierabile oggi. Poi c'è Çalhanoğlu contro la Salernitana. Batte gli angoli, i rigori credo di no. Ad ogni modo può portarci a casa degli assist in una partita contro una difesa spompa, avendo davanti un attacco molto forte. Per cui Çalhanoğlu veramente da mettere assolutamente oggi. Poi ti dirò Kulusevski contro il Bologna. So che è una chiamata un po' sorpresa, ma lo vedo abbastanza in forma. Contro il Bologna, che è una difesa che fa alti e bassi dall'inizio della stagione, secondo me potrebbe portarci a casa un bonus Kulusevski, chissà se non proprio un gol. Ricordiamoci che oggi nella Juve dovrebbe mancare Dybala, o meglio essere in panca, difficile che entri secondo me, per cui Kulusevski potrebbe veramente darci tante soddisfazioni. Ero indeciso tra lui e Bernardeschi, però non ho voluto rischiare la chiamata. Andiamo con Bayram contro lo Spezia. In tanti di voi mi hanno chiesto di farci un video sopra e ti dico che presto uscirà un video dove andrò ad analizzare tanti casi spinosi al fantacalcio, ma tanti, siamo sui 26-27. Ho preparato un foglio grazie a tutti i suggerimenti che mi avete dato voi. Se vuoi fai ancora in tempo a lasciare un commento qui sotto e darmi un altro suggerimento. Bayrami oggi con lo Spezia dovrebbe essere titolare, Bayrami dovrebbe essere anche rigorista, e ricordiamo che è contro una difesa spompa. L'attacco dell'Empoli non è neanche male, anche se si capisce poco a parte Pinamonti chi giochi lì, per cui Bayrami secondo me oggi si può schierare. Aramu contro la Sampdoria, ragazzi, anche lui un po' come Felipe Anderson, è un esterno di attacco di fatto, ha di bello Aramu che è rigorista, non ha di fianco quella gran punta, quindi di assist non ne fa uno sbanderno, però fa dei bei gol, quindi Aramu è da mettere, secondo me la migliore scommessa al fantacalcio di quest'anno. Contro di lui non possono indicare Candreva, ragazzi. Candreva sta facendo un campionato eccezionale, è contro il Venezia non prende tantissimi gol, eccezione fatta del derby Veneto. Comunque io proverei a schierare Candreva, perché secondo me quantomeno un assist ce lo porterà a casa Candreva, ed è da mettere oggi, consigliatissimo. Passiamo all'attacco, ragazzi. Io qua non posso non indicare Immobile contro il Genoa, secondo me quello più schierabile oggi. Sono indeciso tra lui e il nome che ti dirò dopo. Comunque Immobile col Genoa, ragazzi, cioè come fai a lasciare giù Immobile col Genoa? Lo devi mettere assolutamente, da mettere Ciruzzo Immobile. L'altro giocatore che ti dicevo, su cui avevo il dubbio se dirti che era il più schierabile oggi, è Dzeko contro la Salernitana. Dzeko perché sono più sicuro della sua titolarità rispetto a quella di Lautaro, e perché ha contro veramente una difesa che si taglia con i grissini, no? Come il tonno Nostromo, per cui Dzeko secondo me oggi è da mettere veramente, potrebbe fare anche più di un solo gol. Zapata contro la Roma. Sì, la partita è tosta, sì, la squadra di Mourinho a tratti difende bene, però c'è anche da dire che la squadra di Mourinho a tratti invece si piglia dei gran gol. Zapata oggi dovrebbe essere titolare, io lo schiererei assolutamente, anche perché sta facendo un gran campionato, quindi proverei a mettere Zapata. João Pedro contro l'Udinese, ragazzi. Allora, è rigorista, questo lo diciamo sempre, va bene, ha però contro una difesa abbastanza tosta, quindi io ti dico sì, schieriamolo, ma se devi scegliere tra lui e degli altri top, guarda gli altri top, ragazzi. Sì, ho detto altri top, perché per me João è un semi top, ok? Non ti sto dicendo che è un top eccezionale, ma è un semi top. Si può mettere perché comunque è una partita veramente quasi da dentro fuori per il Cagliari, io credo che nessuno voglia andare in B, tantomeno João Pedro, per cui io proverei a schierarlo. Vlahovic contro Sassuolo, ha contro una bella difesa, ma Vlahovic va schierato praticamente sempre, è in cima
alla lista dei capocannonieri di quest'anno, se la contende un po' con Ciro Immobile, però è lanciato Vlahovic. Io lo schiererei praticamente sempre, quasi quasi non lo dico più nei miei video, è da schierare sempre Vlahovic. Contro di lui però ti dico anche Berardi contro la Fiorentina, dai, anche lui è rigorista come Vlahovic, partita tosta, secondo me usciranno fuori dei rigori e tra i due giocatori vedrai che almeno un golettino spunterà fuori, e comunque Berardi può segnare anche su azione contro la Viola o pigliare degli assist, quindi va messo Berardi oggi. Prima di passare all'altra top ti invito a iscriverti agli altri miei social, li ho appena riaperti e li sto riempiendo di contenuti, anche contenuti che non trovi qua. Quindi cercami su Instagram e TikTok fantagol_fantacalcio. Vammi a cercare, dai. Mi faresti un grande favore. Andiamo con l'altra top di giornata. In porta ti indicherò Silvestri impegnato contro il Cagliari. Ti ho detto che João Pedro cercherà di fare dei gran gol, ok, però l'Udinese comunque dietro è ben messa. Secondo me Silvestri, se non con un clean sheet, potrebbe uscirsene con un solo gol preso. Proverei a schierarlo certamente Silvestri oggi. Per i difensori ti indicherò proprio contro Silvestri Bellanova, che di fatto è un fuori ruolo. Secondo me sarà uno dei giocatori che regalerà più bonus o comunque belle pagelle nella seconda parte di campionato, perché veramente è abbastanza lanciato. Secondo me io proverei a metterlo Bellanova contro l'Udinese, sì, però proverei a schierarlo. Secondo me con meno di un 6,5 non se ne esce. Poi ti indicherò Reza contro l'Empoli, il pupillo di Giappio, che sei di zona romanista per chi ha seguito il Fantacalcio YouTube Italia. Beh, oggi secondo me è assolutamente da schierare, perché ti gioca a centrocampo, quindi fuori ruolo, in una partita contro una diretta concorrente per la salvezza, anche se l'Empoli è messo meglio. Io proverei veramente a mettere Reza oggi, potrebbe cacciare su degli assist, ok, che è una squadra particolare lo Spezia, perché è una squadra quasi di solo attaccanti e di cui nessuno poi performi chissà come, però Reza magari un assist lo fa. Ansaldi contro il Verona. Io ho la netta sensazione che Ansaldi ritornerà titolare dal primo minuto contro il Verona, anche se fantacalcio.it ti consiglia ancora Vojvoda. Io sarei per provare a mettere Ansaldi, anche perché ricordiamoci che il Gallo Belotti manca, quindi Ansaldi dovrebbe essere pure rigorista di questa squadra, oltre che batte le punizioni, per cui Ansaldi schierabilissimo oggi. Contro Ansaldi, proprio nella stessa fascia, io ti indico Faraoni. È un giocatore che ha una stagione un po' particolare, Faraoni, però di fatto è un fuori ruolo. Io te lo indicavo come un top quest'estate, non sta avendo questo gran rendimento, ma potrebbe ripigliarsi. Comunque davanti a un attacco che va, quindi magari un assist ce lo può portare a casa. Chiaro che questa è una partita un po' chiusa, eh? Se devi scegliere tra Faraoni e un giocatore con una squadra contro più abbordabile, scegliete l'altro. Skriniar contro la Salernitana. Tra i difensori centrali dell'Inter è quello che ha una media voto migliore, io lo schiererei assolutamente oggi per due motivi. Il primo, che non corre grandi rischi perché non ha questo attacco eccezionale a Salernitana, e il secondo, chissà che non spiffi un pallone di testa un po' come contro il Bologna da calcio d'angolo e ti faccia un gol. Quindi proviamo a mettere Skriniar oggi. Passiamo al centrocampo. Pasalic contro la Roma, ragazzi, come si fa a non schierare Pasalic contro la Roma? Cioè, Pasalic va schierato sempre, ha un andazzo veramente da top, da mettere Pasalic oggi. Poi contro di lui però ti indico Veretout, ragazzi. Perché ti indico Veretout? Perché è rigorista, cioè, solo per questo, perché secondo me può essere che la Roma imbrocchi un rigorino, quindi Veretout io proverei a metterlo oggi. Marin contro l'Udinese, ragazzi, secondo me il Cagliari potrebbe riuscire a fare un gollettino e Marin potrebbe partecipare a questo gol magari con un assist. Sicuramente tra i centrocampisti del Cagliari è quello che mi sento di più di consigliare, quindi proverei a mettere Marin. Milinkovic Savic contro il Genoa. Di quest'altra tornata di centrocampisti è quello più schierabile oggi, perché comunque lui porta sempre dei gran bonus, fa dei gran assist. Se non c'è Luis Alberto siamo sicuri che sarà lui a battere gli angoli, per cui Milinkovic Savic mettiamolo, perché vedete che almeno un assist ce lo porterà a casa oggi. Barak contro il Torino, ragazzi, andato da top player Barak, rigorista, io lo metterei assolutamente anche contro una bella difesa come quella di Juric. Passiamo all'attacco. Morata contro il Bologna. Faccio una premessa, ti dico che ero molto indeciso tra lui e Sanabria contro il Verona, così ti ho dato una cosa in più. Comunque, Morata contro il Bologna secondo me è da mettere. Perché? Perché è l'unico incursore titolare
nella testa di Allegri, anche se io preferirei Keane. Comunque Morata si può mettere dietro, dovrebbe avere quei tre trequartisti, l'ultimo schema rodato dalla Juventus, e secondo me con tre giocatori che gli ficcano dei palloni in area, Morata un golettino potrebbe tirarlo su contro il Bologna. Beto contro il Cagliari, ragazzi, Beto sorpresa di questo campionato, da mettere assolutamente contro la difesa cagliaritana, potrebbe portarci dei gran bonus, occhio anche dell'Ufeo, però Beto mettiamolo oggi. Pina Monti contro lo Spezia, ragazzi, è l'unico attaccante su cui siamo sicuri della titolarità tra quelli dell'Empoli, e ne ha tanti. Io Pina Monti lo schiererei sia perché sta andando bene, sia perché è contro una difesa messa a maluccio, sia perché questo è uno scontro diretto per la salvezza. Diciamo che con questi tre punti l'Empoli potrebbe tirare una bella boccata d'ossigeno da qua all'anno prossimo. Poi ti indicherò Insigne contro il Milan, ragazzi. Il Milan è tormentato dagli infortuni, ha qualche problema davanti, infatti nel tutto Spina non è così non schierabile oggi nonostante il big match. Insigne rigorista, batte le punizioni, secondo me almeno un assist ce lo porta a casa, se non un gol. Quindi io Insigne, oggi Lorenzo il Magnifico va messo, anche se è contro il Milan, anche Mertens. Veniamo alle mie scommesse, ragazzi. Allora, in porta io ti indicherò Vicario contro lo Spezia, perché lo Spezia si ha tantissimi attaccanti ma nessuno così tanto efficace, quindi Vicario magari se ne esce con un clean sheet o con soltanto un meno uno. In difesa voglio indicarti Pellegrini contro il Bologna, che oggi potrebbe partire titolare. Ero indeciso tra lui e De Sciglio, però ho preferito il ragazzo più giovane, perché secondo me ha più spinta di De Sciglio. Proverei a schierarlo oggi io se ce l'avessi al fantacalcio, perché secondo me Pellegrini può portarci dei bonus oggi. Per il centrocampo ti indico Zaniolo contro l'Atalanta. È un po' che lo dico, ragazzi, Zaniolo va preso al fantacalcio perché è lì lì per portare bonus, sta per esplodere, dopo porterà dei grandi bonus, quindi prendi e metti Zaniolo in campo contro la Dea, perché giocherà molto molto offensivo. Metti Zaniolo. La scommessina per l'attacco è Arnautovic, che ritorna titolare dopo l'infortunio contro la Juventus. Secondo me potrebbe fare bene, anche perché la Juve qualche gollettino quella lo prende, non tanti, ha corretto i problemi che aveva inizio campionato. Comunque io Arnautovic proverei a schierarlo, anche se è contro la vecchia signora. Ora, questi erano i miei consigli per la 18ª giornata al Fantacalcio. Mi raccomando, lascia un commento qui sotto se vuoi un consiglio, o vieni in live giovedì dalle ore 14.30. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo un like, l'iscrizione al canale se ami il Fantacalcio, puoi anche attivare quella bella campanellina così non ti perderai nessuno dei miei prossimi video, e perché no, trovami su Instagram e TikTok fantagol_fantacalcio, o anche la piattaforma viola, lì ci sono delle live notturne improvvisate sul Fanta, cercami anche lì, Fantagol. Ora che ti ho detto dove trovarmi, manca solo il mio indirizzo a momenti, per cui dovresti riuscire a trovarmi. Ciao, buon Fantacalcio a tutti, ragazzi.